Il Dipartimento di Scienze Umanistiche è lieto di ospitare questo pomeriggio Mario Biagini e il Work Center, un gruppo di ricerca che nasce a Pontedera grazie a uno dei maestri della regia del Novecento teatrale, che è Grotowski. Questo sarà un pomeriggio particolare per i nostri studenti e per chi interverrà. Biagini non soltanto racconterà la sua esperienza al Work Center, interverranno anche i ragazzi della compagnia, e nella seconda parte del nostro incontro si terrà un seminario libero di canto che vedrà il coinvolgimento attivo di studenti e di tutti i partecipanti. Siamo contenti di come sta procedendo questa settimana di residenza del Work Center di Jerzy Grotowski e Thomas Richards con il gruppo del The Open Program diretto da Mario Biagini. Già sono state presentate due repliche di The Hidden Saints, I Canti Nascosti, ed è partito anche questo bel momento di incontro con gruppi, cori, semplici cittadini o curiosi della città. È un lavoro molto ricco che intreccia teatro, musica, tradizione e anche una grande libertà, diciamo, di rielaborare tutti questi temi con questa speciale voglia di incontrare quello che c'è fuori dal mondo dell'arte, di andare per strada. Uno dei ragazzi della compagnia ha chiesto aiuto perché venissero accompagnati dei ragazzi del CARA di Mineo a partecipare a questi incontri. È venuta gente di tutte le età, studenti, stamattina siamo stati al liceo ospedalieri per invitare dei ragazzi. Ecco, c'è questa voglia di aprirsi che stiamo cercando di coltivare con l'associazione musicale, quindi non solo arte ma società. Quello che facciamo nel seminario che proponiamo gratuitamente a Catania, come in tante altre parti del mondo, è mostrare a persone che non sono necessariamente dei professionisti del mestiere o che evolvono nell'ambito teatrale o drammatico, mostrare dei piccoli accorgimenti per poter creare una situazione in cui le persone si incontrano insieme e con il pretesto del canto, con un buon pretesto, per vedere che cosa si può creare tutti assieme che abbia una qualità di vita superiore a quella che vediamo, a quella di cui facciamo l'esperienza tutti i giorni. Una delle cose più importanti, una delle cose che vediamo e dà dei risultati immediati, è la cura, l'attenzione. Come si fa a mantenere viva, per esempio, l'attenzione verso l'ascolto, l'attenzione per il canto e soprattutto, attraverso l'attenzione per il canto, l'attenzione verso un'altra persona, verso l'altro, cioè qualcosa che fondamentalmente ci è sconosciuto. Nel momento in cui riusciamo a mantenere per un po' di tempo questa attenzione reciproca, questa sorta di altra qualità, in quel momento ci rendiamo conto che la persona accanto a noi, che magari conosciamo da 20 anni o che magari è la nostra partner o il nostro partner di vita, in realtà rimane pur sempre un mistero. Uno potrebbe dire: che cosa c'entra tutto questo con l'arte? Beh, forse l'arte è uno dei mestieri umani, una delle tecniche in cui questo sguardo sul mondo, che sia il mondo umano, che sia il mondo della natura o del cosmo, qui questo sguardo sul mondo è una sorta di domanda continua. Se consideriamo la vita di grandi artisti, vediamo che la loro vita stessa, non solo la loro opera, è una domanda continua, un'investigazione continua. Grazie.